La stagione estiva sul Gran Sasso può finalmente partire. Da domani torna in funzione la funivia del Gran Sasso dopo una manutenzione straordinaria. Sarà in funzione sino al 10 settembre. Rispetto allo scorso anno c'è stato un ritocco del 10% delle tariffe per utilizzare il mezzo, aumenti legati al costo della componentistica. Allora, domani si parte, riapriamo la stazione per la stagione estiva, abbiamo finito le manutenzioni e quindi si parte. Abbiamo fatto dei piccolissimi ritocchi sui prezzi, nemmeno il 10%, ma per compensare un pochettino l'aumento dei costi della componentistica, perché abbiamo delle spese abbastanza importanti, comunque molto limitate, insomma siamo sempre al di sotto dei prezzi della media nazionale. Speriamo che la gente venga, sicuramente ci saranno molte frequenze. Sperando che il tempo ci dia una mano. Sono ancora in corso gli interventi invece di natura edilizia del progetto di riqualificazione totale finanziato con 900.000 euro del PNRR. Da domani sino a venerdì 7 luglio sarà attiva la funivia, intanto dalle 8 alle 17 con una corsa ogni 30 minuti. Da sabato 8 luglio sino a domenica 10 settembre, corse dalle 7.30 alle 19 con una corsa ogni 30 minuti. Salire e scendere costerà nei feriali 11 euro, 13 nei festivi. Il biglietto giornaliero costerà 22 euro e 24. Chi vorrà portare con sé la bici pagherà 15 euro nei feriali e 17 nei festivi. Ci sono comunque varie opportunità, compresi gli abbonamenti stagionali. Attiva anche la seggiovia delle Fontari, che costerà andata e ritorno 7 euro nei feriali e 8 nei festivi. Per chi vorrà usare entrambi gli impianti, 17 euro o 20. Ci si prepara insomma ad un'altra stagione da record per eguagliare le 100.000 presenze durante il Covid tra luglio e agosto. Inoltre, il centro turistico si sta riorganizzando per riaprire l'osservatorio astronomico con visite guidate e con la provincia si sta valutando di regolamentare la sosta sul piazzale di Campo Imperatore come nelle stagioni passate, con un parcheggio a pagamento con ticket diversi per auto, moto e camper.